assistenza regolare intanto. I russi subirono davanti, ma sei così tanti che non c'è problema. Yusigov e Krivikov. Pellegrino si aggancia istantaneamente a Sergei Yusigov, molto più attivo di quanto non abbia fatto nella partenza dei quarti nelle semifinali. E Sadek che non può rimanere incastrato dietro ai russi, che potrebbero far gioco di squadra, visto l'enorme dislivello tra un paio di grandissimi campioni e un paio di atleti di buon livello che potrebbero venire sacrificati. Italia in seconda piazza dietro il russo Ustikov, poi altri tre russi. Adesso prova Iversen a portarsi lì davanti, così è attaccato Ustikov, Pellegrino, Petkov, e tra questi tre probabilmente si deciderà il podio. Polpaifenov che prova a risalire e Iversen che lo fa dall'altra parte. Due corridoi, due file, una con Federico Pellegrino, l'altra con Sergei Yusigov. Attenzione al Parfenov, è in attesa di trovare il varco giusto, non può cedere nulla. Pellegrino non cede, vai Federico, allunga di qualche metro Sergei Yusigov, deve resistere. Attenzione anche al ritorno di Andrei Parfenov. Usikov se le gioca tutte su questa salita, costretto ad incrementare il ritmo Pellegrino per non perdere terreno dal russo. Bene così, attaccata alle code del petrolio numero uno del suo avversario. Usikov, Pellegrino, Parfenov, gli altri sono lontani, 5-6 metri. Si guarda dietro Sergei Usikov. La questione è a 3. Parte la lunga, lunghissima volata, attacca da subito Federico, attacca da subito, attenzione a Parfenov, giusto dietro l'azzurro. Pellegrino, Usikov ha trovato uno spunto notevolissimo, sarà dura per Federico, la risposta di Federico, Federico guadagna un mezzo metro che dovrebbe essere sufficiente per Federico Pellegrino, che mai è davanti senza grossi problemi. Federico Pellegrino va a vincere la terza gara sprint consecutiva, seconda piazza per Sergei Usikov, terza per Parfenov, poi Kikov e Petkov. Straordinario momento di forma dell'azzurro, semplicemente straordinario, poco da dire. Ringraziamenti, grazie Max. Eccolo lì, straordinaria gara davvero. Si è mosso da subito, ha preferito non rischiare di venire incastrato nel traffico dei russi. E per Laustano, terza vittoria.